Straordinaria, dove faranno anche le Miss Italia, faranno tutto. È il salotto della Toscana, sempre stato un punto di riferimento per personaggi e programmi televisivi, e ci sono i locali più belli e le più belle donne. Siccome c'è un ristorante in particolar modo che ormai si sta allargando e è sempre una garanzia, dove c'è quel nome c'è una garanzia, giustamente ha deciso di aprire un punto di riferimento anche a Montecatini. Stiamo parlando del Don Quixote, perché noi siamo venuti qui a Montecatini e detto facciamo un planet a Montecatini, andiamo a cena fuori, abbiamo visto subito uno dei milioni che in assoluto è il Don Quixote. È sempre una garanzia, siamo in Piazza del Popolo, una delle, la piazza principale del centro di Montecatini, e c'è uno dei ristoranti più rinomati, carne, pesce, pizzeria della Toscana, e quindi andiamo. Un nome, una garanzia, e Marco un uomo a garanzia, vero? È una garanzia, sì. È un ottimo capo lui. Spegni, fagli dire la verità, poi riaccendi. Si sente che di Bolzano un ottimo capo, si sente. Non si sente, capo. Di dove sei? Prato. Ah, Prato, da dove è nato il primo Don Quixote? Il primo Don Quixote di Piazza Mercatale, sì. Quindi cosa dici? Quando si parla di Don Quixote, per te cos'è? Un'ottima qualità, ottimo servizio, una bella accoglienza, secondo me è un bel mix di cose che fanno sì che insomma i ristoranti stanno andando avanti. Sa. E sei nel salotto della Toscana, d'Italia, insomma, uno dei salotti che è Montecatini. La specialità, oltre alla nostra pizza ormai famosa, che fate anche da sport, facciamo anche da sport, ovviamente avete visto che noi facciamo attendere nel salottino, erano lì a attendere la pizza, attendevano allora la pizza nel salottino con un pochino di aperitivo, quindi facciamo, rendiamo l'attesa un pochino più piacevole. Il pesce, si diceva? Sì, no, pesce. La vetrina pesce, l'abbiamo vista, quindi il pesce rigorosamente assolutamente fresco. I clienti stanno rispondendo bene a questa nostra iniziativa che già facciamo in altri nostri ristoranti. Abbiamo visto una ragosta che parlava, insomma, quindi parlava. Ho visto una ragosta che a lui ha fatto pena. Sì. La ragosta gli ha fatto così, ha detto, ha chiuso. Insomma, anche la ragosta, tutto, pesce tutto, fresco tutto, di tutta grande qualità. Assolutamente sì. Però non solo, abbiamo visto passare tantissimi filetti e tantissimi filetti, tantissima carne, lavoriamo molto bene con la cucina e siamo contenti di questo, perché nonostante la pizza sia il nostro punto di forza, siamo riusciti a raggiungere un livello qualitativo di cucina ottimo, direi. E i clienti ce lo stanno riconoscendo. Ho seguito un filone che è quello impostato dal gruppo. C'è un trend proprio, è quello. Il trend è quello, bisogna seguire assolutamente. Salutiamo anche Paolo che ci sta guardando. Salutiamo Paolo, che è tutto l'irresponsabile di tutto questo. Aspettavo cena stasera, non è venuto, non sei venuto. L'aspettavamo. Anche a noi. Sì, vero. È il responsabile di tutto il gruppo. Perché poi gli viene la pancetta, allora ha detto, se continuo ad andare a mangiare a tutti i miei Don Quixote. Ci sta mettendo in forma. Oggi era in piscina alla Belluccia perché... Sì, perché c'è una piscina. Sì, dopo andremo a vedere quest'altro posto che c'è. Belluccia è un altro nostro punto di ristorazione, molto sempre bello. Don Quixote, molto bello. Un agriturismo bed and breakfast con piscina, con parco.
con un ristorante su due piani, lo vedrete, insomma avremo modo di farlo vedere. Certo, ed è anche quello un nuovo nato. La cucina è la stessa, sempre la stessa linea, garanzia di qualità. Buona impressione, stiamo andando via, buona impressione. Buona impressione, da provare. Sei rimasto impressionato, bene. Cosa avete mangiato? Abbiamo mangiato due paccheri ai pomodorini e alla ricotta. Ah, amore. E poi un tortino che è superlativo, cotto bene e non è facile cuocerlo bene. Fantastico. Croccante bene. Fuori e caldo dentro, col cioccolato. E gelato alla crema. Va bene. Intendi? Ah, mi garba mangiare. Just begun. I always hope that the best it was yet to come. So please come back, don't you leave me, we're both so young. I know you. La bistecca, questo è un taglio. Ma questa, quanti chili? No. Questa è 1,6 kg. Come fai a capirlo? Cioè, tagli 1,6 kg, cioè che c'hai il coltello che misura? A occhio, perché l'esperienza, l'esperienza abbiamo qua, stiamo parlando con Giuseppe. Giuseppe che, sì, lo sapevo perfettamente. Giuseppe Barbaro, questo è l'accento. Un grande cuoco, un grande chef, ormai in esperienza da tantissimi anni. Lui già sa che è 1,6 kg questo, questa è una cosa bellissima. Sono le bistecche alla fiorentina, amici di tutta Italia. Avete intenzioni serie però? Le devo fare tutte. No, davvero? Le cioè, devi fare c'è tutte. C'è un tavolo che vuole tutte queste bistecche? Perché sanno che una delle tue specialità è anche oltre al pesce la bistecca. Buono. La carne e il pesce come niente proprio. Uomini, donne, la vita, tutto quello che ci vuole. Passa di là, di qua lui, voilà. Lasciamo perché alla fine mi tira una coltellata anche a me perché lo vedo che... Anche perché parliamo solo noi, sì, quindi insomma... c'è da fare lui, c'è... Vai, dimmi... Domani. Un menù tipico dal Don Quixote, cosa consigli? Facciamo molto bene il pesce. Il pesce di sì. Abbiamo una vetrina di pesce crudo, e facciamo molto bene il pesce, la crudité, le nostre insalate di mare. Facciamo i nostri classici antipasti come il Prato Magno, che sono le fiaccatoline con il prosciutto di Prato Magno, la burrata e i Don Quixote, che sono delle crocchettine di patate, un pezzettino di polenta con dei funghi porcini, c'è del prosciutto crudo. Un saluto a tutti e vi aspettiamo qua al Don Quixote. È chiaro. Ti viene a tardi. Tonno. Con fragole la fate, che buono. E loro hanno sempre grande sorriso. Voilà! Capo tavola paga, lo sai. Ah, va benissimo. Siete una tavolata di? In varie parti d'Italia, sinceramente. Di varie parti d'Italia? Oh, che bello. Lavoro? No, divertimento. Siete? Modellisti. Modellisti. Non modelli, ci sono i modelli e poi ci sono i modellisti. No, modelli. Noi facciamo andare i modelli. Qualcuno potrebbe, dai, fare il modello. Tipo te, tipo... Modellisti, quindi... Quindi abbiamo piloti, questo qua è un campione italiano, questi sono dei ragazzi tutti promettenti, ancora hanno vinto poco, però diciamo... Moto, macchine, cosa parla? Io sono... Scala 1-8. Telecomandate. Telecomandate. Alla Germania sei tedesco? No, io sono italiano, però lavoro in Germania. Ah, ogni tanto venire in Italia a mangiare la bistecca? Il più possibile. Quindi Don Quixote. Ma io sono Lino, sono il responsabile del reparto pizzeria, lui è il mio braccio destro e niente, cerchiamo di fare un buonissimo prodotto come tradizione
nel Don Chisciotte e quindi niente. Avete una grande responsabilità, sì, perché sì, tutti dicono che sono le migliori pizze. Ma perché insomma, il mercato dice questo, la gente dice questo e noi facciamo di tutto per mantenere questa pizza, che è la pizza, non la pizza, la pizza napoletana. La pizza è la verace napoletana, la cosiddetta, con impasto che ha una lievitazione lunga di 24 ore. E usiamo i migliori prodotti, insomma, per forza. I peggiori li facciamo. Se no, insomma, non verrebbe il prodotto che viene, ecco. Okay. E poi facciamo il prodotto. La pizza fine. Sottile, facciamo anche una pizza sottile per i gusti. Consigliamo di venire qua e chiedere voi la pizza. Se non chiedono, la pizza arriva quella verace napoletana, no? Don Chisciotte, che insomma è conosciuta in tutta Italia. È raro trovarla così di qualità, però sì. Se poi non vi piace, lo volete fine, chiedetela, qui vi fanno quello che volete. Cerchiamo di accontentare tutte le tipologie di... E se poi non vi accontentate della pizza, chiedete il numero del cellulare di Alessandro che cerca la fidanzata, vero? Sicuramente. Questo video è quello che chiedete. Io non me per nessuno. Come non è per nessuno? Alessandro, guarda com'è, ma che scherzi, guarda com'è, anche gli azzurri. Venite qua a Montecatini a Alessandro che vi fa le pizze. Don Chisciotte di Montecatini. Vi lasciamo lavorare. Ciao, sono Elena, vi aspetto a Don Chisciotte. Si mangia bene, si sorride e si beve abbastanza. Qual è il piatto che porti di più? Il tagliere Don Chisciotte. Antipasto con burrata, prosciutto e zeppoline. Dalle bistecche, al pesce, al dolce, tutto, sei un uomo completo. Sì, sì. Un uomo da sposare, insomma, sì. già fatto. Avete tantissimi dolci? Sì, tra qua. Non solo dolce, però solo da cioccolato. Li fate in casa anche? Sì, che bello, che buono. Si sa che Don Chisciotte solitamente è così, appunto, quindi... Dall'A alla Z.